Ciao ragazze, oggi facciamo insieme yoga sulla sedia, perché mi scrivete tantissime volte: Martina, ma io che ho un po' di limitazione, che non posso muovermi o che sono ancora in sovrappeso, insomma, qualunque sia il motivo, ecco che potete fare tutto, tutto, tutto anche voi. Perciò iniziamo. I movimenti, ora poi mi avvicino così mi vedete meglio. Sto un attimo lontano solo per farvi vedere come devono essere le posizioni corrette delle gambe. Quindi alla larghezza del, ovviamente, del bacino, le gambe a squadra a 90 gradi e i piedi ben piantati a terra, più o meno a questa distanza, quindi sempre alla larghezza del bacino. Ovviamente il busto dritto, vedete? Quindi le gambe perfettamente a 90 gradi e il busto diritto, e questa posizione va mantenuta per tutta la nostra lezione. Ora vengo un po' più vicino, così non vedrete più i miei piedi, però vedrete meglio i movimenti. Inizio dalla consapevolezza della mia postura, quindi mi metto in posizione corretta, palmi rivolti verso l'alto e respiro. Inspiro bene con il naso e butto fuori. Cercate di avvertire proprio la vostra postura, cioè che le spalle non siano tese, che il collo non sia dolente, che la testa sia in posizione corretta. Ricordate il nostro meraviglioso angolo della bellezza, perché quando facciamo queste cose dobbiamo sempre pensare in modo olistico, che stiamo trattando anche il tono dell'ovale, le rughe, il benessere, come funzioniamo, e teniamo, semplicemente respiriamo per 3 volte, cercando di percepire tensioni del bacino, dei piedi, delle caviglie, delle spalle, insomma far sì che tutto, ecco, sia morbido, rilassato e nella posizione corretta. E ora iniziamo. Inspiro e faccio una torsione del collo, buttando fuori. E torno in posizione centrale, buttando fuori. Di nuovo inspiro e lo faccio dall'altra parte. Se avete una tensione, cercate di mantenere un po', se sentite un dolore da qualche parte, mantenete un po' e respirateci per un po', fino a che non passa. Poi passo ad un altro stretching. Inspiro e butto fuori. Questo fa tantissimo anche per le vostre rughe del collo, per l'apertura delle spalle, per il décolleté, per il nostro ovale. Sentiamo che e torno in posizione. Inspiro e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Stessa cosa, io ad esempio di qua ho un po' più di tensione, quindi proprio un po' di dolore da questa parte, e cerco di respirare per far sì proprio come se questa mano va verso il pavimento e l'altra tira senza strattonare mai il collo. Mi raccomando, come sempre, se avete patologie o problemi particolari, sempre, sempre il consenso del medico. Bene, e ora facciamo il nostro meraviglioso cacao, che questo non manca mai, perché senza riscaldare bene la colonna otterremo molto meno. Quindi inspiro, butto fuori, risucchio, risucchio, non voglio vedere un filo di pancia, anche se ce l'avete, fatela sparire. Come mi diceva mia nonna, sta zitta, mi diceva, sta zitta, ti ve la fosse. Non ho capito, continuo a essere però. Immaginate proprio la vostra colonna, dal coccige fino all'occipite, proprio un'onda bella, fluida. Butto fuori il risucchio, quanto vado giù. E ora entriamo nel vivo un pochino della nostra routine.
Allora, sempre posizione corretta, inspiro, porto le braccia verso l'alto e poi scendo giù. Inspiro, tenendo bene l'addome, inarcando un po'. Buttate fuori l'aria col naso, io ho qualche problema di sinusite, quindi ho un po' più di difficoltà, però fate sempre quello che riuscite a fare. L'importante, ragazze, è fare. Ve lo faccio vedere di profilo, così da essere sicure di farlo nel modo corretto. Quando vengo su, vedete, non in arco, sto bellina dritta, tengo bene. Ecco, ora rimango giù per un paio di respiri, cerco di allungare bene la colonna, lascio proprio cadere la mia testa. Ricordate, le gambe sono alla larghezza del bacino, quindi ho spazio per lasciar cadere la testa e lascio proprio che il peso della testa allenti tutta la mia zona cervicale. Ok, ora torno su e inizio a lavorare il quadricipite e i muscoli della coscia. Reggete bene, vedete, non state inarcate, belline dritte, con i gomiti in posizione corretta, nell'aria proprio posizione corretta. Sempre lento, e controllato. Butto fuori, inspiro. Butto fuori, inspiro. Siamo a 4. E siamo a 5. Siamo a 6. Siamo a 7. E siamo a 8. E ora mobilizzo la caviglia, prima in un senso, 3, 4, 5 e poi nell'altro. Questo fa benissimo alla circolazione e al tono delle vostre gambe. Ecco, poi sempre con la stessa gamba che ho usato, vado a incrociare e faccio una torsione. Forse no, qui vedete meglio come prima. Ok. Vi potete aiutare con la sedia, quindi tengo bene questa torsione. Vi ricordo che tutte le torsioni fanno benissimo al nostro apparato gastrointestinale e al nostro fegato e cistifellea. Guardate verso dietro, come per salutare un'amica. E ricordatevi anche gli esercizi per le braccia, visto che salutare poi. Ok. Bene. E poi faccio la stessa cosa dall'altra parte. Prendo la mia gamba, posizione corretta, ok? Stendo. Butto fuori quando stendo, inspiro, inspiro, 3, 4, mi raccomando la respirazione, 5, 6, 7 e 8, ora rimango e faccio 2 le torsioni della mia caviglia, prima da un lato e poi dall'altro, 5 in un verso e 5 nell'altro. Anche qui la gamba, se non riuscite a portarla fino a qua, va bene anche se la tenete più giù, non è una competizione a chi lo fa, no, rimango qui, a chi lo fa meglio. E ora faccio la torsione da questa parte. Tengo bene, quindi non mi vengono dietro le gambe, rimangono in posizione dritta e io ruoto partendo dal punto vita solo il tronco, come se lo ruotassi su un perno. E anche qui, buttando fuori l'aria, possibilmente dal naso, cerco proprio di mollare. Bravissime! Poi, ora invece, incrociamo le braccia, in questo caso prima la sinistra sotto, e prendo, vedete, il mio pollice,
vedete, ho preso il pollice, le ho incrociate, sono nell'eagle pose e inspiro, tiro su, chiudo, inspiro, chiudo. Inspiro e tiro bene su, questo fa benissimo alle spalle. Lascio andare e porto le braccia dietro, quindi aggancio proprio la sedia, vedete? Aggancio la sedia e mantengo, se volete ancora di più, vi spostate un po' in avanti e aprite bene le vostre spalle e tenete per almeno 3 respiri prima di passare dall'altra parte. Avevamo fatto col gomito sinistro verso il basso, sotto, ora facciamo col destro. Riprendo il mio pollicciotto, tirate bene sulle spalle, sentite proprio lo stretching. L'ultimo, sentirete come io ad esempio in questo caso ho un po' più di difficoltà, un po' più di rigidità da questa parte, quindi in quel caso insistete ancora un pochino di più e poi di nuovo stretching, mi raccomando, non vi tirate, non facciamo danni, rimanete ben ancorate, posizione corretta, ecco, e tirate. Bene, ok, sciogliamo. E ringraziate voi stesse perché anche oggi vi siete prese cura di voi. Forse avete qualche limitazione del movimento, oppure non vi sentite ancora così in forma da fare esercizi standard. Possiamo sempre fare qualcosa, oppure avete pochi minuti e siete sempre a lavorare, siete sulla sedia. Si può sempre, sempre, sempre. Un abbraccio ragazzi.